Eccoci qua, buongiorno e bentornati all'appuntamento con la cucina di Teleponte. Oggi è giovedì e dunque, come sapete, sono io a condurre in compagnia, il più delle volte, di persone che nella vita non si occupano di preparare piatti a livello, diciamo così, lavorativo. Quindi sono persone normali, così diciamo le definiamo, che però si dilettano in casa, magari per amici, familiari e quant'altro. E allora oggi abbiamo due amici che vi presento subito. Sono Antonella De Nichilo, benvenuta Ciao. Antonella, e Marco Cordone. Ciao. Ho due amici che hanno deciso, insomma, di fare questa avventura, cioè di venire a cucinare qui a Teleponte. Siamo pronti? Siamo pronti, Emozionati? prontissimi, abbastanza. Lei di più. Lei di Io più. di più, Sì, certo. ma all'inizio sono tutti un po' emozionati, poi pian piano ci si Ci sciogliamo. scioglie, assolutamente sì, e ci si diverte davvero. Sono sicura che anche voi, come tanti altri amici, vorrete tornare a trovarci, sicuramente. Allora, cominciamo subito col capire che cosa preparerete quest'oggi. Vai, Antonella. Allora, io faccio un secondo, preparo straccetti di vitello con rucola, pomodorini e grana scaglie. Ottimo. E io invece preparo un bigolo, bigoli, I bigoli. coi bigoli con una crema di zucchine che abbiamo dentro e speck. Ok, beh, mi sembra qualcosa in entrambi i casi di molto semplice, ma di assolutamente ottimo. Allora, vogliamo cominciare e poi mano a mano chiaramente ci andiamo a conoscere. Da dove vogliamo partire? Partiamo Come dal ci primo. dividiamo? Dal primo, vai. Dal primo, inizio io Partiamo dal subito. primo e vai. E Ok, giustamente si parte dal primo. infatti. Mi sembra più che giusto. Allora, Prendo vai Marco, sei praticamente a casa tua, prendi tutto ciò di cui hai bisogno e prepariamo questi bigoli con, mi hai detto, salsa di zucchine? Sì, una crema di zucchine Crema. e È speck. importante. E speck. E questa crema di zucchine come l'hai preparata intanto? Adesso faccio vedere, Ah, ce la mettiamo, fai sì, vedere. adesso intanto mettiamo la pentola, poi le zucchine, assistente, mi prenda le Faccio zucchine, l'assistente io. Ah, ma mi perché faccio guidare. la crema la facciamo La qui. facciamo in diretta, Ah, la sì, facciamo in facciamo vedere diretta. tutti i Oh, passaggi. interessante. Bastano due zucchine, Le devo dunque. sciacquare? Sì. Ok, vabbè, mi sembra giusto. Metti un Crema po' di d'acqua, zucchine. Antonella. Vabbè, ma deve far tutto lei, Marco. È Vabbè, così ma sei sempre così, mi capresto a spostano sempre in cucinare. comitiva. Oh, voi siete amici di una bella Una comitiva, mi bellissima sembra. comitiva. Quanti siete più o meno quando siete un po' tutti? Beh, una Una quindicina. Che quindicina, sì. cosa fate insieme? Casino, Ma è quello principalmente. che mi sembra anche giusto. Andate a cena, Sì, nei si sta locali. insieme. Spesso a casa ci organizzano cene culinarie. Dove Antonella ha una cucina molto light. Domenica scorsa siamo stati a mangiare a casa di Antonella, Sì. Serena, e ha fatto un Deciso alle pranzetto, 11 di mattina, sì, ovviamente. un pranzetto light proprio, Sì. con una chitarrina, con sugo di maiale, salsiccia, pancetta, che Oh, c'era il ancora? classico sugo, quello Classico sugo, buono, quello brava che faceva la Antonella. nonna. Oh, il sugo della nonna. Guarda, io ti do 10 e lode perché questo è il sugo, a mio parere, Più buono. più buono che c'è. Però tutti, no? No, il sugo leggero con un po' di Perché ormai c'è la moda basilico. della leggerezza, però a noi ci piace mangiare. Il sugo quando si deve fare si fa bello corposo. Quindi dimmi tu, Marco, Ci siamo racconta. fermati però per 6 ore dopo, Eh certo. Non riuscivamo più a camminare, Vabbè, ma abbiamo. solo la chitarra Vabbè, l'ha però poi ho fatto No. mi sembra strano, Dillo, Poi dillo come vi c'è stato tratto. un cosciotto di tacchino, cos'era? Sì. Al forno con patate, dolce con Nutella, cocco, panna. Hai capito. Giusto per farsi male, ecco, uno Vabbè, poi. mi sembra anche poi la sera giusto. ovviamente siamo andati a mangiare arrosticini fuori Ovvio. perché è c'era una normale. bella manifestazione a Giulianova Centro e Che quindi c'era? siamo Che andati. manifestazione c'era a Giulianova? Vari gruppi musicali che suonavano fuori dai bar del centro, quindi siamo andati lì a farci due Bene, risate. benissimo. Forse dobbiamo metterne un'altra Eh sì, perché infatti mi è sembrava un un po' poche po'. due carote, eh? Sarà che io abbondo sempre con le carote, così, Le le carote, le zucchine. zucchine. Zucchine, Vabbè, sarebbe. lasciate perdere. Abbiate pietà di me, sono sveglia dalle Stiamo 5:30, contagiando. per cui per cui Grazie, ogni tanto assistente. sfarfallo. Vabbè, può succedere. Non lo trovo Volevamo fare uno uno scherzo a una nostra strofinaccio. amica che adesso è a Pavia per delle questioni. E abbiamo una chat su WhatsApp, Serena. Sì. E volevamo fare una sorpresa, visto che oggi è il compleanno. Sì. Auguri, Mayra. Auguri. Auguri, Mayra. Antonella,
ha pensato bene di scrivere. Chat. Facciamo una sorpresa a Mayra. Nella chat dove sta lei. E quindi Mayra è la prima a rispondere a questa chat dicendo comunque sono presente anch'io, vi ringrazio. È stata veramente una sorpresona. Fantastico. La possiamo annoverare tra le sorprese dell'anno. Le sorprese Bellissimo. Dell'anno. Ok, riuscita alla grande. Quindi. Sì. Quale sarebbe stata la sorpresa? È andare a Pavia a trovarla. Oggi? Sì. No, in settimana organizzare e fare una sorpresa e arrivare su a Pavia. Beh, visto che è vicino. Ma sì. Che ci vuole? Vabbè. Un attimo. Dovevamo... Antonella, cipolla? La cipolla è qui. Beh, insomma, ma tutto Antonella deve sì, fare. Guarda, perché lei ha messo, a posto la spesa, quindi si è occupata... Grazie. Ecco, perfetto. Uno spicchio di cipolla. Vabbè, ma alla fine ci andrete a trovare Mayra. Mayra, ora vediamo, cerchiamo vediamo. Di organizzare. Ma secondo me sì. E veniamo. Solo che dobbiamo arrivare a Pavia. Però appunto, non è proprio vicino. Quanto occorre per andare a Pavia? Sono 5 ore e mezza, sicuro, perché 6 ore per Milano, sono 50 km da Milano. Beh, è lunga? Sì. Ma niente, ci si organizza con il lavoro. Ma sì. Antonella ha questo spirito molto avventuriero, devo dire. Purtroppo. Per cui, anche troppo. Partirebbe sempre. Oh, parliamo anche un po' di voi tra poco, intanto facci capire sì. Marco, che cosa stai facendo? Vabbè. Sto tritando la cipolla. Sì. Adesso la facciamo. Tu però ce l'hai la mano da cuoco. Sì. Secondo me cuoco. Cucini spesso. Sì, però più Serena sono più portato per i primi. Perché forse perché mi piace pure di più mangiarli sì. rispetto al secondo. Sì, anche a me quindi, piace molto di più cucinare i primi, danno più soddisfazione, mangiare più il secondo. È più un po' pasta. Più semplice, benissimo. Allora, bene, vado. Quindi non tanta cipolla ho notato, no. vero? Un no, po'. L'abbiamo quindi fatta a pezzettini. Ma sì. intanto qui abbiamo acceso, sì? Sì. Pare che vada è acceso. Bene. Adesso sì, è acceso, tutto a posto. L'olio. Non ancora si nota che ha ripreso, insomma. L'olio lo trovato? Trovo. Lì dovrebbe essere l'olio. In frigo non c'è lì l'olio. In alto. Giuro che in frigo non l'abbiamo mai messo l'olio. Però non si può mai sapere. No, ci deve stare l'olio. Oh my God. Dice ecco sì. là dietro. E quello lì dietro? L'aceto. Guardate, questo è aceto, aceto balsamico, no, ma possiamo dietro. Improvvisare, perché l'arte della cucina è improvvisare. Ma quindi. Sì, quello è anche aceto. Ci sono 4 litri di aceto. L'olio non si vede. Dov'è l'olio? Lì giù a sinistra, ma per terra? No. Dov'è l'olio? Cercasi olio disperatamente. Eccolo l'olio, ma c'è l'olio. Non è stato rimesso al posto giusto. Oh, ce la dobbiamo prendere con chi ci ha preceduti in cucina, eventualmente. E andiamo con questo filetto d'olio. Filetto. Accendiamo. Filettone. Però. Vabbè, un filettone. Ok, ti accendo io. Puoi lasciare. Dove la vuoi mettere? Lì va bene, dai. Ok. Ok, a posto. Oh, dobbiamo far soffriggere quindi la cipolla. Mestolo. Vai Antonella. C'è una miseria, guarda. Tu sei un po'. Un po' dittatore, no? Un po' dittatore, sì, è vero, Antonella. Ti maltrattano sempre. Ti maltratta, guarda. Sempre. Io sono un po' il capo espiatorio di questa situazione. Questi giovani. Ma no, scherziamo naturalmente. Ok. Bene. Allora, adesso soffrigge. Ecco. E poi aggiungiamo. La pancetta. Pancetta o dolce speck. Dolce o affumicata? Affumicata. Sarebbe meglio, però anche dolce, cioè non è in base ai gusti. Dai gusti. Sì. Ho capito. Bene. E poi aspettiamo che le zucchine siano sì. Sì. E dopo le passiamo con il mini pimer questo. Le passiamo. Sì. Poi mettiamo l'acqua. Poi mettiamo l'acqua, insomma. Ah, l'acqua. Cioè abbiamo mettiamo l'acqua a bollire. Conviene perché ci mette a volte un po' di tempo. Allora avvantaggiamoci così finiamo il nostro primo, magari ce lo assaggiamo anche e poi procediamo con il secondo. Che ne pensate? Altrimenti perfetto. Se attendiamo la fine della trasmissione questi bigoli diventano dei bigoloni, giusto? Diventano più grandi. Eccoci qua, mettiamo quindi l'acqua nella pentola, intanto Marco ha iniziato a inserire la pancetta, devo dire che già si può sentire un ottimo profumo, niente male, quindi immagino effettivamente che sarà molto buona questa ricetta. Sì, perché poi la zucchina diventerà una crema, quindi amalgamerà il tutto. Certo, mi sembra ottima come idea.
Mi piace, è molto semplice da copiare. Domenica prossima cucini qualcosa? Domenica prossima cucino qualcosa, sabato sera mangiamo arrosticini a casa nostra. Arrosticini? Casa, ormai casa nostra è diventata, casa mia è diventata casa nostra. Di 15 persone. E vabbè, ma è bello che sia così. Perché insomma bisogna il più possibile stare insieme agli amici e divertirsi. Però insomma, dove te lo posiziono, Marco? Visto che sei così brava in cucina, potresti anche farlo un invito ogni tanto. Come? Eh? Sarai dei nostri, beh, presto. Beh, ci mancherebbe. Ok, va bene, lasciamo a 7, altrimenti poi... Bolle troppo. No, l'energia non è sufficiente, okay, per dare fuoco a tutte le pentole. Perfetto. Benissimo. Tanto te ne potresti iniziare a tagliare, sì, ti lavo. Ti sciacquo questo? Sì, grazie. Così ci appoggio la carne. Grazie. Allora, ma tu hai bisogno di tagliare i pomodorini per fare io i tuoi straccetti? Io dopo taglio i pomodorini, okay, e preparo gli straccetti di vitello. Va bene, però potremmo anche prendercela con calma, io credo, okay, anche perché poi i pomodorini non sapremmo dove metterli nel momento in cui Marco ha occupato praticamente tutto. Ecco, quindi non c'è spazio per Antonella, ma tanto credo che gli straccetti si facciano velocemente. Sì, ok. È una cosa, allora, veloce, visto da che fare, dobbiamo aspettare le zucchine, la pancetta e l'acqua che bolle, soprattutto, io direi andiamo in pubblicità, così poi torniamo, sì, insieme, procediamo e iniziamo a conoscere molto meglio Antonella e Marco. A tra poco. Eccoci qua, subito procediamo alla realizzazione di questi ottimi piatti in compagnia di Antonella e di Marco, che intanto si stanno organizzando in questa bella cucina. Stiamo aspettando che la pancetta si rosoli per bene, giusto, sì, Marco? Ma ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Le, quindi, zucchine devono ancora bollire, in effetti non gli abbiamo messo, sì, un coperchietto, è normale che ci mettano più tempo. Sì, questo per spegnere. Lo vuoi spegnere? Non lo spegnere, basta spostarlo. Oh, ok. Mettilo qui e siamo a posto. Quindi è pronta la, sì, pancetta. Sì, sì. Dobbiamo aspettare le zucchine. Solo le zucchine e l'acqua che bolle, così poi buttiamo, bene, la pasta e... Ah, mentre buttiamo la pasta facciamo la, facciamo crema? Facciamo la crema, sì. Ah, è tutt'uno? Sì, sì. Ah, ma è benissimo, è proprio velocissima questa cosa. Perfetto. Sì. Allora, visto che dobbiamo aspettare un pochettino le zucchine, approfitto per conoscervi un po' meglio. Allora, Antonella, intanto, che fai nella vita? Raccontaci un po'. Io mi occupo di tutt'altro che di cucina, perché mi occupo di bellezza per le donne e anche per uomini, nel senso a livello curativo, mi occupo di unghie. Unghie in particolare? Unghie in, oh, particolare, ho un centro specializzato in unghie, quindi faccio tutt'altro. Perfetto, ma per gli uomini si rivolgono a te? Per alcune manicure a livello di curativo estetiche, sì, ovviamente vengono fatti dei lavori diversi rispetto a quello che si può non fare. Non facciamo l'allungamento, non facciamo nessun fiorellino, nessun allungamento. Beh, ci limitiamo a maschere, vostra, di bellezza per mani, non ce le ho io, perché purtroppo... Oh, ma spiegaci un po', perché vedi, questi argomenti mi interessano tanto. Chi sono gli uomini che si rivolgono a te? Ma gli uomini che comunque tengono alla propria bellezza, perché comunque la mano è un biglietto da visita a tutti gli effetti, quindi nella vita che lavoro svolgono normalmente, per avere un po' il, ma quadro del luogo, anche che, degli, insomma, operai, sì, che magari semplicemente vengono a fare delle maschere di paraffina, piuttosto che l'avvocato che vuole fare una manicure. Certo. Però un livello, quindi, meglio alto. Oppure uomini che comunque mangiano le unghie e si possono, ecco, fare comunque trattamenti onicofagici per uomo, ovviamente fatto in maniera diversa rispetto a quello che facciamo su una donna, però, e aiutarlo in quella maniera a non mangiare più le unghie. Ma gli metti lo smalto quello amaro? C'è un gel particolare con poi un lucido totalmente opaco, quindi non si vede assolutamente nulla, però in quella maniera ricostruito comunque un'unghia corta da uomo che non mangerà più. Ah, perfetto, vedi, interessante, molto molto, quindi, interessante. Sì. Solo questi trattamenti per uomini? Per uomini sì, per, okay, le donne unghie e estensione ciglia. Ok, gli uomini non se le stendono le ciglia? No, gli uomini non se le stendono. Però sarebbero carini degli uomini con delle ciglia un po', sì, più, insomma, lunghi, ma guardo. Dipende dai gusti, a me personalmente. No, non è, no, anche no, anche no. No, ho provato su di Marco una volta, no, perché ha insistito affinché non è vero. Ah, scherziamo, scherziamo naturalmente. Bene, bene, bene. Oh, il colore più in voga in questo periodo per le unghie? Ma guarda, per quest'estate è stato il famoso verde Tiffany, i vari fucsia e quant'altro. Ora iniziamo con i rossi, i rouge noir e il nero
Forever. Quindi nero e rosso? Sì. Ok, forza Milan. Tu Marco che racconti intanto? Lavorativamente che fai? Perché poi andiamo avanti, mica mi fermo a sapere di voi, della vostra attività lavorativa. Diciamo che ce ne importa molto poco, Sì. Chi mi conosce sa che io vado molto più a fondo. Sì? Eh sì, certo. Vabbè, vai, racconta. Fanno due chiacchiere. Che fai nella vita? Allora, nella vita io mi occupo prettamente del sociale. Lavoro in una casa famiglia, attualmente lavoro in una casa famiglia, però sono stato anche fuori, all'estero. Ho lavorato in missioni di pace. Dai. In Kosovo e in... Ma con quale ruolo? Lavoravo per una ditta italiana che si occupava di welfare per i militari. Ho capito. Quindi il tuo compito lì qual era essenzialmente? È il welfare, il benessere del militare, cioè portare la salute mentale all'interno della base, visto che andavano fuori a sparare, quindi. E come lo scusami Marco, io so che forse ti faccio delle domande a cui è difficile anche rispondere, però mi domando come portavi questo benessere? Con attività ricreative, quindi tipo? Che poteva essere l'organizzazione di una salsa la sera. L'organizzazione, sì, nel welfare. Hai capito? Insomma, i nostri militari all'estero la sera ballano la salsa. Sì, più. Dai, non ci posso soprattutto credere. Gli americani, gli italiani. Incredibile. Dai, questo no. È in Kosovo la sera dopo aver sparato. No, questo magari. È in Afghanistan. Ah, in Afghanistan. Kosovo, ok. No. In Afghanistan, dunque, sappiatelo, perché questa è cultura, non sto scherzando, sì. Sto dicendo sul serio. Cioè, i militari, giustamente, no, impegnati in missione qua e là, un po' di staccare e cioè, anche. Devono staccare e ballano anche la salsa. Sì, ballano la salsa. Sono attività ricreative che tipo mosca cieca. No, vabbè, mosca cieca. Il gioco della bandiera. No. Vabbè, sarebbe carino. Perché? Sì, con la bandiera, vedo col calacico. No, potrebbe essere la bandiera prima. Italiana, per esempio, americana a seconda. Sì, no, insomma. Però c'erano ristorazione, cioè tutto, spaziava su tutto. Ho capito, molto interessante, davvero carino. Cercare di rendere il soggiorno meno pesante più la vita, possibile. Perché loro andavano fuori effettivamente. Cioè, la situazione è pesante, ti rapporti anche con bambini che hanno bisogno, sì. In realtà. Giustamente, si deve un po' staccare. Quindi ti definisco in maniera molto semplice, diciamo così, un animatore, no? All'interno di questa realtà. Animatore inteso nel far divertire, nel far... Nel benessere psichico delle... delle menti. Far distrarre, sì. Insomma, va bene, bene, molto carina come cosa. E adesso in Italia invece precisamente che fai? Io adesso in Italia, qui bolle intanto, possiamo quasi vogliamo toglierle. Sì. Okay. Il sale non ci va? No, mettiamo dopo, okay. Perché tanto è già salato. Sì, perché magari a volte vi faccio chiacchierare e si perde un po'. Aspetta che ti prendo le presine. Sì, ci sono. Oh, dicevi, intanto racconta, in Italia che cosa è che fai precisamente? In cosa Italia consiste, diciamo, adesso la tua mi attività? sto lavorando in una casa famiglia per minori. Uh-huh. E quindi sono questi minori che per varie ragioni sono fuori dalle loro famiglie. Sì. E poi vengono temporaneamente appoggiati in queste case. Certo. Da e il tuo compito qual è? Anche in questo caso? Anche qui è la vita un po' sì, più gestionale più che altro. Qui si parte proprio dalla gestione dalla famiglia, cioè proprio una gestione familiare. Quindi mi sembra molto, molto interessante questo lavoro. Ma ti ritrovi a fare questo lavoro nel welfare per una questione casuale o è sempre stata una tua attitudine? No, è sempre stata una mia attitudine. Un coltello. Quindi una scelta che sì. Hai fatto, insomma. Mi fa piacere, davvero molto interessante. Bellino. Molto, molto bello. Perfetto. Allora, a questo punto possiamo tornare ad occuparci della nostra pietanza. Sì. Queste belle zucchine che adesso Marco sta facendo a pezzetti, sì. Prima di frullarle. Prima di frullarle, così ci anticipiamo un po' il lavoro, perché sennò poi sarebbe un po' più difficoltoso. Certo, e sicuramente vengono meglio. Sì. Ok, quindi facciamo queste zucchine a pezzetti, vediamo un po' se l'acqua bolle, non ancora però a quanto pare. Ci stiamo avvicinando, quasi. Sì, decisamente. Possiamo anche aumentare adesso. Benissimo, benissimo. Oh, e poi naturalmente ci sono i momenti di svago con Antonella e i suoi amici, sì. I vostri amici. Antonella, una bella se non ci fosse bisognerebbe inventarmi, dillo Marco. Ovvio, io ho sempre detto questa cosa e la continuerò a ribadire. Perché è una che ti trascina, cioè io mi ritrovo oggi qui a Teleponte a tagliare le zucchine, a preparare questo primo, ma non pensavo mai
di poter venire a fare una cosa del genere, anche perché non sono uno chef o vabbè, ma neppure quant'altro. Antonella lo è, ma io qui non voglio chef, io voglio persone che si debbano divertire tutto qui e prepararci dei piatti come nel vostro caso, semplicissimi, che però non tutti conoscono. Io ad esempio un piatto del genere non lo conoscevo, adesso lo imparo. Ed è anche facile da fare. Brava, sì. con i tempi, no? In cui siamo sempre di corsa. Ma tra l'altro sveliamo anche un arcano. Che cosa è successo domenica sera, mi pare fosse? Diciamola sì. Tutta. Mentre eravamo a mangiare gli arrosticini dopo l'autopranzo che abbiamo fatto, mi arriva un messaggio su WhatsApp da parte di Antonella e mi scrive: Sere, dimmi. Che è successo? Già ho pensato, ecco qua, mi si è creato tutto. Un impegno per giovedì, e invece no, racconta, invece che è combinato. Siccome il mio My Friends qui a fianco praticamente non si convinceva al 100% di venire e avevo paura di una sola, no, ma io ultimo minuto. Sarei voluto venire tranquillamente, ma stavo dietro le telecamere mentre tu cucinavi e magari ti facevo supporto morale. No, supporto morale no. Allora io ho pensato bene, ora lo faccio chiamare all'improvviso da Serena. Così non può dire di no. E allora io ho detto: Serena, questo è il numero di un certo Marco Cordone, mi raccomando chiamalo, sii convincente e chiedigli la sua conferma alla presenza alla trasmissione. E tanto fu. E arrivò la benedetta chiamata. Ciao, sono Serena. Mi uccideva. Io, non avendo il numero registrato, dico: ma Serena chi? Serena di Teleponte. Avevo di fronte a me Antonella. La sì, Antonella. E vabbè, è così, però devo dire non ci ho messo tanto a convincere. No. Ho detto: io mi raccomando, anzi, ti aspetto. Lui ti ha detto: Antonella mi ha lanciato questa sfida, io ecco, e io la raccolgo, accetto e la raccolgo subito. Quindi è stato molto semplice convincere Marco. Vabbè, è una bella esperienza, Marco. Sì, ma infatti, tutti ci siamo, ti diranno già... come tagli bene le zucchine, come le tagli tu, non le tagli nessuno. A casa. Quando tornerai a casa dalla ragazza, la casa famiglia, vorranno questa ricetta. Eh sì. Ah, potremmo fare. Sì. Io poi ti posso invitare e tu vieni a fare gli straccetti, perché certo, se fai come perché no? Le hai già fatti. Io già le ho assaggiati. Vengo a fargli anche le unghie. Vabbè, i bambini non mi sembra. No, sono ragazze, sono. Ah, se sono ragazze, sì, va bene. Fino a 18 anni. Ci portiamo anche l'amica parrucchiera, siamo a posto. Che abbiamo proprio un centro estetico, Serena. Ah, se ti serve, noi siamo disponibili. Okay, possiamo. È sempre utile avere, insomma, di queste amicizie. È sempre davvero molto molto utile. Quanto ci vuole a tagliare queste zucchine, ecco. Marco? Ci siamo. La trasmissione finisce tra mezz'ora. La passa tutto il tempo a tagliare le zucchine. No, ci siamo, ecco, adesso. Eccoci qua. Ci siamo? Sì. Ok. Ecco, dove le mettiamo? Dentro questa pirofila. Adesso tagliamo. Tagliamo. Con il mini primer. Qui bolle. Bolle? Ti metto il sale, amico. Vai. Grazie. Mettiamo il sale anche perché dobbiamo mettere anche la pasta tra poco. Lei è il sale della nostra compagnia. Ecco qua. Mamma qualcuno veramente ha detto che sono il prezzemolo che mi infilo da tutte le parti. Vabbè, tra sale e prezzemolo sono comunque due ingredienti utilissimi di cui non si può fare a meno. Ecco. Io vado. Dai, vai. Hai paura di sporcarti? Marco, ti butto la pasta. Sì. Grazie. E allora facciamo così, visto che questo rumore che si sente da casa non è molto piacevole, sì. Sembra tante pernacchie, mentre Antonella mette la pasta a bollire, Marco prosegue con il frullamento delle zucchine, noi ce ne andiamo in pubblicità, così nel momento in cui torniamo vedremo subito la crema delle zucchine e la pasta ben cotta, tra poco. Eccoci qua, giusto in tempo per vedere la pasta che viene tolta dall'acqua. Allora, dove la mettiamo, Antonella, che sta aiutando Marco di prima? Vai, Anto. Ok. E qui, Serena, abbiamo fatto la crema. Ok, la crema, aspetta, questi filetti non ce li lasciamo, dai, ci stanno, li possiamo aggiungere. Eccoci qua. Ecco qui. Perfetto. Okay. Qua si può spegnere? Si può spegnere, decisamente sì. Ok. Okay, benissimo, e adesso... ed ecco la crema, ci hai messo il sale e la crema? Adesso mettiamo tutto insieme perché io non ho la fissa del sale, senza sale obiettivamente un ottimo piatto viene sprecato, diciamo così. Oh, guarda che bella crema, sì. Colorata. Dunque, nella crema abbiamo aggiunto anche un pizzico d'acqua di cottura, sì. Per renderla anche un po' più morbida. Eccoci qua. Mettiamo appunto il sale, sale, a cui io tengo tanto, ed eccoci qua. Ma sì. Dobbiamo riaccendere, ok? Ti alzo un po' così
appunto facciamo un po' rapprendere il tutto ed eccola qui, guardate, praticamente la pasta del nostro Marco, i bigoli sono pronti. C'è un nome di questa pasta in modo particolare? No, bigoli. Bigoli e la crema di zucchine con speck. Perfetto. Impiattiamo, Serena? Assolutamente sì. Antonella, ci pensi tu a prendere un piatto per Marco? Assolutamente sì. Perfetto. Va bene il fondo? O vuoi un piano? No, va bene anche quello. Benissimo, eccoci qua. E adesso possiamo, tenete ben presente, iniziare a preparare gli straccetti. Se questo piatto è buono e ci piace, Antonella lo potrebbe proporre lui domenica. Come no? Così tu ti occupi magari del secondo, con un bel cosciotto di qualcosa. Faccio. Guardate che chef, guardate. Il cosciotto di Andrea. Eccoci qua. Come fanno i grandi chef. Bene, vedi, dobbiamo copiare. Ah, che spettacolo. Ottimo, questo. Ottimo. Vedersi è ottimo. E poi possiamo... Ci dà il tocco di classe. Anche... Una... Benissimo, un po' di parmigiano ci sta sempre bene, sia da un punto di vista estetico che da un punto di vista del gusto. Sembrerebbe un nido, sai come chi chiamano nido... Ehi, amico, ma guarda che roba che hai fatto, ma mi fai sfigurare. Hai visto? Allora, ecco qui, a favore di camera, questo nido se un po' mettiamo qui, così il nostro Simone Deosanio sceglierà l'inquadratura migliore. Complimenti Marco, ci piace, la dovremo assaggiare, però sinceramente io non voglio rovinare il tuo piatto, allora io sai che faccio, da scostumata quale sono, perché ti voglio dare soddisfazione, oppure criticarti. Ovvio, perché le critiche sono costruttive. Posso necessariamente e devo dire che sei stato bravo. Niente male, ti ha stupito. Bravo Marco, complimenti. Io grazie, ve la consiglio domenica, veloce così potete decidere anche alle mezzogiorno di far pranzo insieme. Possiamo... Adesso Antonella sarò il tuo aiutante, cambiamo i ruoli. Oh, perfetto, mi offro. Oh, volontario. Allora, poi chiaramente la riscalderemo e ce la mangeremo tranquillamente. Intanto io posso assicurarvi che è ottima e vale la pena di riproporla a casa. Adesso è il momento di Antonella che appunto ci prepara i suoi straccetti con rucola e parmigiano, corretto? Sì. E pomodorini. E pomodorini. Aspetta che nel frattempo la nostra Antonella ha tagliato a pezzetti. Allora, mentre Antonella prepara le prime cose, non la voglio distrarre troppo, mi faccio una chiacchierata con Marco, poi più in là con Antonella. Allora, intanto vediamo che combina Antonella. Che cosa stai facendo? Preparo l'aglio in maniera che lo posso tritare e poi lo metto a soffriggere con un po' di olio. Ok, e poi aggiungere pomodorini, immagino. Poi aggiungere pomodorini e nel frattempo mi preparo gli straccetti. Ho capito. La rucola si mette alla fine. Qualche secondo, sì. Perfetto. Quindi tagli questo aglio a pezzetti non troppo piccoli, mi sembra di capire. Non troppo piccoli, perché è un mio vizio, perché magari dopo troppo piccoli può capitare in bocca, qualcuno non piace, invece così li possiamo scansare. Esatto, perché mi sembra più che giusto. Abituata con i bambini. La differenza con che questi c'è trucchi. Tra metterlo in camicia oppure lasciarlo così. In che senso, Marco? Perché ora mi devi mettere in difficoltà? Vabbè, sei una cuoca. Dici sì, no? Cioè, ho capito. Allora, cioè, se metti l'aglio in camicia, che non togli come hai fatto tu la buccia. Esatto. Oppure lo fai così, qual è la differenza? Io non lo so, chiedo. Ma sinceramente nemmeno io, è una domanda da 50 milioni di dollari, però ci informeremo su Google. Giovedì prossimo, Serena, vuoi, noi siamo Ma qui. Ma io vi aspetto, ragazzi, l'annata è lunga, quindi non vedo l'ora di riavervi, così scopriremo anche la differenza tra l'aglio in camicia e l'aglio a pezzetti. E venite a cucinare da Serena, perché Serena vi accoglie nella sua cucina. Ecco, vedi? E vi facciamo pubblicità. Anche perché voi siete una bella comitiva, ne siete una quindicina, che fa? Possiamo organizzare un giovedì tutti insieme. Tutti, non esageriamo. No, io diciamo la mettiamo come prova, come possiamo test. Invitare un po' tutti, dai, così tutti avranno l'esperienza e in una cena potrete appunto parlare della vostra esperienza. Possiamo organizzare una gara di MasterChef tutti insieme. Oppure fare una gara. Ecco, io stabilirò qual è stato il piatto più buono. Però con gli stessi ingredienti, però dobbiamo avere un
piatto unico? No, 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 diverso, perché diverso? Vale la pena anche appunto valutare l'originalità o comunque l'impegno. No, no, bisogna cambiare. Ci piace questa certo. sfida, che ne pensate? Sì. Vediamo se i vostri amici la raccolgono. Allora, Antonella sta adesso facendo dei veri e propri straccetti, sta stracciando, diciamo così, queste fettine di vitello. Bene. Oh, intanto l'aglio si sta soffriggendo. Dobbiamo aspettare un altro po' per mettere... No, no, lo puoi scansare un attimo. Lo scansiamo, un momentino. E ci andremo a mettere, mi hai detto? Metto prima gli straccetti. Ah, prima gli straccetti. Bene, perfetto. Che bel rumore questo. Ah, sì, sì. Di bontà. Sì, vero? Poi a quest'ora... Come si suol dire, l'olio sta fria. Viene certo... certo appetito, Decisamente sì. Allora, mentre Antonella continua con gli straccetti, io parlo un po' con il nostro Marco. Abbiamo parlato della tua vita lavorativa, abbiamo visto quindi che ti occupi di welfare, abbiamo detto, lo ripeto per chi eventualmente si sia sintonizzato soltanto adesso, che ti sei occupato anche in missioni, no? Per dare una mano, sì, a livello di pace psicologico. In Kosovo è... Questo, Serena, vero? Sì. Sì. In Kosovo e in Afghanistan, precisamente okay. a Kandahar, che è nel sud dell'Afghanistan, dove le forze sono internazionali, quindi non c'è solo il contingente italiano, ma c'è un insieme di interforze di tutti i paesi che fanno parte della NATO, quindi dall'America. Lì erano prettamente americani, francesi e poi anche forze dell'Arabia Saudita. Italiani no? Quindi, italiani c'erano pochi, perché gli italiani erano a Herat. Sì, inglese. Parli inglese? Sì, molto bene, sì, presumo. Fluente, sì. Perché lì era certamente, farsi capire da comunicare. Tutti sarebbe stato impossibile, anche spiegargli, dobbiamo ballare la salsa. E come glielo dici? Dai, la salsa il sabato sera. Ecco, il sabato sera. Gli altri giorni invece? Gli altri giorni c'era un corso di yoga. Posso fare una domanda? Ma la salsa la ballavano tra uomini? No. E come? Con donne. Con le donne? Sì. Con le soldatesse? Sì. Ah, ho capito. Che le soldatesse americane... Vabbè, dai, lasciamo perdere. Sono degli armadi. Degli armadi sono? Cioè, proprio... sono più la bellezza uomini italiana... non l'arriva nessuno, cioè quindi purtroppo finalmente. Abbiamo il primato in cucina, abbiamo il primato con le donne, abbiamo il primato in tutto, quindi bravo Marco, viva l'Italia, bravo, siamo italiani. Bravo Marco, ci piace questa definizione. Da qui è partito tutto. Che stai aggiungendo Antonella? Un po' di salvia. Un po' di salvia, perfetto. Allora Marco, noi non distraiamo Antonella che procede nella cottura. Però questo è abbastanza veloce come piatto, sì. Vero Anto? Sì, sì, abbiamo preparato due piatti effettivamente molto veloci, ma... Considerando che la gente comunque al giorno d'oggi c'ha i minuti contati perché andiamo correndo tutti quanti a destra e a sinistra, io penso che nelle proprie case si risolve il giorno con un piatto piano. Per impiattare, sì, qua. Allora Marco, raccontami un po' di te, nella vita privata, fidanzato, sposato, single? No, sposato no. Fidanzato? No, ancora no. Neppure? No, single. Ah, ecco, no. Single sì. E come mai? Aspetta. Varie vicissitudini, poi varie storie, quindi dobbiamo ancora trovare l'anima gemella per arriverà, a nozze. Arriverà, tu che ne pensi, Antonio? Arriverà, troverà la persona giusta per lui perché lo merita. Arriverà. Oui. Pure cantante, Marco. Perché noi ogni tanto cantiamo, abbiamo amiche cantanti, abbiamo... Ah, sì? Mayra, siete veramente... Sempre lei, sempre la nostra Mayra da Pavia. C'è tutto, salutiamo tutti. Oh, invece Antonella? Antonella con tre bimbi, con un compagno, saluto i miei figli, che erano tutti esaltati da questa cosa. Ecco, li salutiamo tutti, ricordiamo anche i loro nomi, così si sentono Gaia, più contenti. Alex e Lisa. Gaia, Alex ed Elisa. Lisa. Lisa. Oh, li salutiamo. E Luca, il mio compagno. E Luca, che ci starà guardando. Si starà facendo tantissime risate. Il Catallino. No, il Catallino. Perché è piccolino. Però nella botte piccola c'è il vino buono. C'è il vino buono, quindi. Così si dice, e io non posso che essere d'accordo. Sono assolutamente d'accordo anche in questo caso. Aggiungiamo la rucola, perché praticamente è quasi pronto. E poi? Oh,
E poi scaglie di parmigiano lo grattugiamo? Li mettiamo direttamente sul piatto, le scaglie di parmigiano. Quando impiattiamo, Oh, perché la rucola la facciamo anche appassire un po', un pochino, freddo. Un pochino sì. Io personalmente la preferisco. Benissimo. Guarda che bei colori. Sì, sì, decisamente colori dell'Italia. Sì, adesso ci manca il bianco che sta arrivando. Manca il bianco dell'Italia e ci siamo, mi sembra ottimo. Ok, possiamo spegnere. Spegnere, eccoci qui. Abbiamo una palettina? Sì. Sì, basta cercarla e sicuramente la troveremo. Che ti serve? Ok, eccola. Perfetto. Attenta. Ecco qui. I tuoi bimbi, Antonella, quanti anni hanno? 12 Gaia, 10 il maschietto quasi, tra pochissimo, e la femminuccia piccola, che è praticamente identica a me, che ci tiene a dirlo, è perché è proprio uguale, a me in tutto, sia nella somiglianza che di carattere, purtroppo. Soprattutto di carattere. No, no, il carattere ben venga, assolutamente, Ringhia. Perché sei una persona assolutamente frizzante, gioviale, un po' matta, insomma, al punto giusto, direi. Quindi... Però il discorso è che la vita è una sola e quindi prendiamola col sorriso fino alla fine, nonostante i problemi. E noi non ci prendiamo mai sul serio, Serena, quindi questa è la forza che ci abbiamo. Cioè, mi sembrerebbe una cosa ottima. Ci prendiamo in giro continuamente e questo ci aiuta anche a... Magari in questo momento difficile, sì. Riusciamo a... Ecco qua, amico, ti ho sfidato. Anche a te i complimenti. Ed ecco qui, guardate che meraviglia il piatto di Antonella. Vedersi è ottimo, ma anche in questo caso lo dobbiamo assaggiare per poter effettivamente garantire che insomma il piatto sia effettivamente buono. Hai prendo... Sì, penso proprio di sì. Se lo sposti siamo sicuri. Allora cerco di rovinarlo il meno possibile. Com'è? Davvero buono, complimenti anche a te, Antonella. Allora andiamo a consumare l'ultima fascia pubblicitaria e poi torniamo insieme. Eccoci qui, allora stiamo anche rassettando la cucina, come avete visto in soli tre quarti d'ora, prendendocela con molta calma, abbiamo preparato due ottimi piatti, dei bigoli alla crema di zucchine e pancetta e degli straccetti con rucola, grana. Pomodorini e grana scaglie. Benissimo, e devo dire ottimi piatti entrambi. E poi anche crema di aceto balsamico, non ci starebbe male. È giusto, sì, ci sta benissimo la crema. Oh, questo per farvi vedere che con un po' di fantasia si possono creare dei piatti assolutamente buoni, sbrigarsela in una mezz'ora, se avessimo fatto le cose contemporaneamente, eccetera, con una spesa insomma minima, quello che insomma è diciamo così il minimo, ecco, per mangiare purtroppo la spesa si deve fare. È così. È così, non si può fare diversamente ed ecco qui queste bontà che tra poco andremo a degustare. Allora, Marco, fai così, ragguaglia un po' la tua ricetta, così chi si fosse perso i passaggi iniziali può in qualche modo prendere appunti e prendere spunto dalla tua ricetta per un prossimo pranzo. Vai. Perfetto, allora qui abbiamo i bigoli con la crema di zucchine e pancetta, quindi abbiamo fatto soffriggere un po' di cipolla con l'olio, abbiamo buttato giù la pancetta, abbiamo messo a bollire le zucchine e dopo abbiamo frullato le zucchine, buttato giù la pasta e condito insieme. Molto semplice. Sì. Perfetto. Antonella, raccontaci invece la tua ricetta, gli straccetti. Gli straccetti, mettiamo al volo un po' di olio con un po' di aglio tagliato a pezzetti, oppure come preferiamo, come ognuno di noi preferisce. Facciamo soffriggere, buttiamo prima gli straccetti in maniera che la carne si rosoli un pochino. Dopodiché andiamo a buttare quasi immediatamente, dopo manco qualche 2-3 minuti, diciamo, dei pachini tagliati a spicchietti e verso la fine, proprio quando vediamo che è quasi cotto, ma diciamo che in 10 minuti, un quarto d'ora si fa questo piatto perché la carne è talmente sottile che fa prestissimo, sennò poi rischiamo di farla seccare. Sì. Andiamo con la rucola e poi impiattiamo, magari possiamo mettere del grana scaglie, volendo si poteva aggiungere della crema di aceto balsamico. Perfetto, mi sembra ottimo anche questo piatto che adesso, tra poco, subito dopo la sigla, andremo chiaramente a degustare. È arrivato il momento più bello, insomma, di questa trasmissione.
Nel futuro che cosa si prevede? Stretto futuro, dal punto di vista lavorativo, privato, non so, un viaggio? Stretto futuro lavorativo, superare questa famosa crisi e ripartiremo meglio di prima, sono convinta. Bene, brava, l'ottimista. E puntare sulla mia famiglia, che è la cosa più importante, e gli amici. Bene, bravissimo. Tu Marco? Io viaggi. Viaggi? Cosa? New York. New York, è un tuo sogno? Ma lì andresti per piacere, sì, sì. Non per lavoro. Ok, hai già una idea di quando partirai? No. E se partirai? No. Però andrai. Però... da solo, in compagnia? Cioè, importa a me, insomma, che mi anche mi tu? Mi ha invitato. Ma dove vai, sì, sì, tu? Sì. Ma tu guarda. Andiamo, gate double five. Cioè, è tremenda, lei deve assolutamente viaggiare. E io sono il prezzemolo, vero Frank? Ok, va bene. Incredibile, tremenda Antonella. Va bene ragazzi, siete stati davvero simpaticissimi, oltre che bravissimi. Tornate a trovarmi, mi raccomando. E invitato l'intero gruppo, l'intera comitiva, quindi anche i vostri amici, volendo, possono venire a trovarmi. Mi raccomando, fate i bravi. Sempre. Sempre. Ok. E allora ci salutiamo, ci vediamo domani in cucina con uno chef che insomma di teramanità davvero ne ha piene le pentole. Sto parlando di Marcello Schillaci, quindi seguitemi puntuali alle 12.30 qui alla cucina di Teleponte. Buon proseguimento di giornata, arrivederci.